Buon pomeriggio amiche, bentrovate con il nuovo video spesa Lidl. Ormai è un dato di fatto, Lidl soprattutto da me anticipa l'uscita delle limited edition la domenica sera. Visto l'utenza maggiore che si riversa nel mio Lidl, già a lunedì gli scaffali sono pressoché vuoti, ne ho avuto conferma oggi, quindi probabilmente la programmazione varierà per quanto riguarda il video spesa del Lidl. Se riesco lo anticiperò alla domenica sera, non vi garantisco nulla, però di necessità virtù. Vi mostro le cose che ho acquistato. Iniziamo con i bocconcini di mozzarella di bufala, immancabili nella mia spesa. A 2,49 euro questa nduja piccante spalmabile con peperoncino calabrese. Amo il piccante e per aggiungere magari a dei sughi, non lo so, in fase di grigliata, perché no, l'ho portata a casa. 1,39 euro i plum cake allo yogurt magro, sono molto buoni. A 2,70 euro la cassa. C'era la levissima in offerta e ho preso lei. Se mi vedete perseverare nell'acquisto di bottiglie di acqua e quindi di plastica, è perché io sotto prescrizione medica devo comunque bere acque leggerissime per delle mie problematiche. Il mio organismo produce calcoli, sono già stata operata per questo, ahimè, intoppo, diciamo, del mio metabolismo. I componenti della famiglia bevono l'acqua del rubinetto, dell'acquedotto, che è leggermente con più calcio e con un'aggiunta di cloro, però loro non hanno problematiche, quindi le caraffe d'acqua abbondano. Loro però non hanno problematiche e la bevono tranquillamente, quindi se vedete che io persevero è per determinate problematiche. A 69 centesimi c'erano le Mafalde corte, sempre pasta di Gragnano IGP. Queste sono buonissime anche da fare con il pesto, sono trafilate al bronzo e 100% grano italiano. A 2,99 euro ho preso questo chilo di yogurt alla greca cremoso, lo voglio provare e vi saprò dire. 1,79 euro era in promozione il Gouda olandese IGP, diciamo, cioè il marchio, ottimo anche da tagliare dadini e aggiungere alle insalate di riso. Io, per aumentare, diciamo, la quantità e la consistenza dell'insalata, aggiungo anche dei dadini di formaggio. Questo è morbido e si presta benissimo. I frutti di bosco erano ribassati a 1,49 euro, quindi ho preso more, mirtilli e lamponi. In più persone mi avete scritto che erano leggermente ammuffiti oppure hanno fatto la muffa l'indomani. Tra l'altro mi sono accorta che Lidl dopo le 6, soprattutto la domenica, li svende. Comunque noi li mangiamo in giornata. Questa sarà la merenda di Filippo oggi, però come vedete sono molto belli. Non teneteli in frigo, mangiateli in giornata. A 1,99 euro prendo anche questa spaghettata di mare con gamberetti, pomodori e cozze e qualche oliva nera, e questi gamberetti con zucchine. Sono dei preparati che io aggiungo ai couscous, al farro, alle insalate di riso. Hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo, 1,99 euro. Perché se pensate di comprare la confezione dei gamberetti oppure delle mazzancolle, costa molto di più. 1,99 euro, quindi preferisco questi condimenti perché hanno comunque i gamberetti all'interno, addizionati con zucchine ed altre componenti come le olive, i pomodorini, e mi danno appunto
quel sapore dopo che li lascio un attimo scaldare in padella con un filo d'olio e un trito di prezzemolo e aglio per insaporire il tutto. A 2,99 euro ho preso tre paia di questi calzini per fare attività sportiva. Non ho preso il reggiseno perché, anche se mi piaceva il discorso fascia contenitivo, ho visto che aveva un po' di push-up. E poiché io lo uso anche per correre, non voglio assolutamente far trasbordare il mio davanzale e quindi ho sorvolato. Ho preso invece a 4,99 euro questa canotta sportiva da donna, ovviamente era rimasta solo la M, è proprio precisa precisa, mi sarebbe piaciuta forse più la L perché arriva e copre veramente un po' di più rispetto a questa, però insomma poco male, tanto quando si fa attività sportiva va benissimo. Passiamo adesso a tutta l'oggettistica per la cucina. Io ho preso la grattugia blu, è una grattugia multifunzione che ha all'interno 5 inserti, 5 accessori che vengono appunto utilizzati per verdura, frutta, cioccolato, formaggio a pasta dura, e questa torna benissimo d'estate quando dobbiamo fare, non lo so, mi viene in mente le patate, se dovete fare dei pesci al forno e volete fare un letto di patate sottilissime. Questo è l'attrezzo per prendere, no, la patata pelata e poi farla scorrere esattamente qua sulla grattugia. Questa è come si presenta. È molto pratica perché ha tutti gli inserti collocati al suo interno. È ottima questa grattugia, è funzionale, è il vero ingegno tedesco. Ha tutti gli accessori che sono 3, 2, 5 posizionati all'interno della grattugia stessa senza che poi vadano persi nei vari meandri dei cassetti. Questa è quella principale che poi voi sfilate, che è a lama normale, e la intercambiate eventualmente con quella che più vi serve al momento. Ecco, al limite questa, la scambiate, perfetta. Veramente fantastica. Poi è esattamente dell'azzurro della mia cucina, questa carta da zucchero è molto molto bella. C'era anche nera, ma io tra le due ho scelto lei. L'unico pezzo che rimane, ahimè, vagabondo è questo. Poco male, insomma, lo posizioneremo vicino alla grattugia per reperirlo immediatamente. A 3,99 euro ho preso lo stampo per i ravioli. Sono due forme per 12 pezzi triangolari o quadrati. Questi servono sempre, soprattutto quando siamo in periodo di feste che si preparano i ravioli in casa. Io ne ho parecchi di ravioli a forma quadrata, sono gli stampi, insomma, che usiamo e si tramandano da generazioni, però averne uno in più di scorta non guasta. Questi sono in plastica, li vediamo un attimo. Sono molto belli e colorati. Questo è in plastica, torna forse anche bene per ripulirle e sciacquarle. I miei originali sono originali perché sono tramandati da tempo immemore e sono di alluminio. E infatti è più difficile la pulizia perché bagnare l'alluminio su cui poi si deposita la farina, insomma, è sempre problematico. E quindi ho voluto prenderne due in più in plastica. A 2,99 euro ho preso il portaformaggio a forma di pezzo di grana padano, di parmigiano reggiano, tanto il taglio è prezzapoco questo, per tenere ben ordinato e protetto il parmigiano o il grana per evitare che si secchi e per evitare di metterlo nei sacchetti di carta o di plastica che non mi piace vedere nel frigo. Questa è la soluzione ottimale, ha il suo appunto coperchio, è lavabile e tra l'altro nei negozi, diciamo, di casalinghi costano molto di più.
sono di marca e la ricordano in modo impressionante, quindi penso che sia un terzo del prezzo. E sempre a 2,99 ho preso il porta limone. C'è anche il porta cipolla e il porta aglio, ma io le lascio fuori sul balcone, quindi non ho necessità di metterle in frigorifero. È molto carino, tra l'altro è un made in Italy anche questo, forse fatto e prodotto dalla stessa ditta che produce le stesse oggettistiche, ma a 4,99 euro ho preso lo scolapasta in acciaio inossidabile smaltato di bianco. C'era anche rosso e verde, proprio la bandiera italiana, bianco, rosso e verde. C'era anche, mi sembra, color acciaio. Io ho preso questo perché è molto grazioso anche nelle sere d'estate portare delle ciliegie in tavola, della frutta. È un bellissimo scolapasta anche da arredo e vi ripeto, anche in previsione delle sere d'estate, quando non lo so, si raccolgono i fichi direttamente dalla pianta, sarebbe meglio un bel paniere. Comunque può adattarsi a tantissime tipologie di utilizzo e di uso, e quindi l'ho preso perché è molto decorativo oltre che ad essere funzionale. Sinceramente non so se lo utilizzerò per scolarvi la pasta, ecco, l'ho pensato per altri usi. Sempre a 4,99 euro ho preso questo paraspruzzi in silicone, ha tre usi in uno, è sia un paraspruzzi, sia un sottopentola che un aiuto per scolare, perché voi lo adagiate a mo' di coperchio sulla pentola e andate poi a rovesciarla nel lavello e vi fa appunto da scolapasta senza l'utilizzo dello scolapasta vero e proprio. È anche un sottopentola, il che non guasta perché il materiale è appunto silicone, e serve anche da coperchio come un paraspruzzi per tamponare appunto la vivacità del fuoco e degli alimenti quando voi cucinate. Noi, come al solito, ci aggiorniamo molto presto. Vi mando un grande bacio. Ciao, alla prossima!